Salve a tutti i lettori di androidblog.it, oggi ci troviamo di fronte al MediaConf HomePod Duo S500 e dopo alcuni giorni di intenso utilizzo in cui abbiamo potuto provare il nuovo dispositivo di casa MediaCom, abbiamo potuto analizzare il dispositivo in tutte le sue sfaccettature. Alcuni aspetti ci hanno stupito di questo dispositivo, mentre altri magari ci si poteva aspettare qualcosa di meglio. Partiamo innanzitutto dalla scheda tecnica di questo dispositivo, che presenta un processore quad-core Cortex-A7, che sostanzialmente è un MediaTek, e con frequenze pari a 1,2 GHz. La RAM poi è di soli 1 GB, che diventano 2 nel MediaCom FunPad S650, che sicuramente avremo modo di provare nei prossimi giorni. La memoria interna di questo dispositivo è dichiarata di 4 GB, ma abbiamo avuto modo di provare scarsi 2 GB su questo dispositivo. Per quanto riguarda il display, che è forse uno dei lati più positivi di questo FunPad 6500, è un ampio display da 5 pollici con risoluzione HD, i cui colori sono davvero molto buoni. Per quanto riguarda le funzionalità diciamo di chiamata di normale smartphone, questo dispositivo è un dual SIM che permette il funzionamento su una SIM della rete dati 3G, mentre sull'altra funziona normalmente le reti 2G, quindi permette solamente l'invio, la ricezione di chiamate e l'invio di SMS ed MMS. Per quanto riguarda i materiali di costruzione di questo dispositivo, è quasi costruito interamente in plastica con questi bordi metallizzati molto, molto belli da vedere. La fotocamera posteriore è una fotocamera da 8 megapixel con flash LED che a dire il vero non ci è sembrato molto potente, infatti come potete vedere nella recensione le foto scattate al buio sono davvero molto deludenti, mentre quelle scattate in condizioni di luce buona sono davvero molto, molto belle, ci hanno davvero stupito. La fotocamera frontale poi è una fotocamera da 2 megapixel che, paragonata alla fotocamera frontale del nostro Nexus 4, fa delle foto davvero molto belle. Il sistema operativo montato su questo dispositivo è Android 4.1.2 Jelly Bean con un'interfaccia quasi di Android stock con qualche personalizzazione aggiuntiva che richiama per certi versi quella Samsung, soprattutto per quanto riguarda i suoni ed alcune animazioni nel sistema. Partiamo subito ad analizzare la parte telefonica di questo dispositivo che durante il nostro test è stata diciamo, utilizzata con solamente SIM Wind e devo dire che la ricezione è stata davvero molto buona in tutte le zone in cui l'abbiamo provato. Il 3G è stato veloce anche se la Wind non offre un segnale molto, molto potente. E per quanto riguarda l'audio in chiamata è buono nell'auricolare, ma per quanto riguarda la cassa esterna abbiamo notato che non è molto alto. Adesso vediamo insieme. Abbiamo potuto vedere che l'audio di questo dispositivo con il viva voce è davvero molto basso, quindi se dovessimo dare un voto a questo aspetto del terminale, direi che un 6, una sufficienza è già più che buona. Per quanto riguarda il display di questo dispositivo, abbiamo detto che è un display da 5 pollici IPS con risoluzione HD, dunque 1280x720 pixel, e durante i nostri test, sia a luce esterna che chiuso, lo smartphone ha sempre ben risposto alle nostre esigenze. Se volessimo sempre fare un confronto con altri dispositivi, magari più famosi sul mercato, come ad esempio è il nostro Nexus 4, questo smartphone di MediaCom è promosso in tutti i sensi.
perché i colori sono veramente molto vivaci e anche la visualizzazione dei neri e dei bianchi è più che discreta rispetto a quello ai colori del Nexus 4. Ovviamente il paragone non regge se volessimo fare dei confronti con altri smartphone con display HD o Full HD di altre aziende che li producono, quali ad esempio Samsung o i display Retina degli iPhone. Per quanto riguarda la batteria di questo dispositivo, nei nostri test abbiamo potuto notare diciamo una durata differente in base alla tipologia di utilizzo che ne abbiamo fatto. Durante la giornata di stress intenso del dispositivo, dopo averlo scollegato dalla carica circa le 7:30 di mattina, siamo riusciti ad arrivare alle 17 circa con un utilizzo intenso, dunque con la luminosità al massimo e 3G e GPS, 3G sempre attivo e GPS attivo in alcune condizioni. GPS devo dire che è molto veloce a fissare la posizione quando è disattivato, soprattutto se utilizziamo le mappe di Google che sfruttano la connettività 3G del dispositivo. Dicevamo, la durata della batteria nelle condizioni invece in cui utilizziamo il dispositivo con un utilizzo diciamo normale, quindi senza stressarlo eccessivamente con applicazioni, connessione dati sempre attiva e via dicendo, staccandolo dalla carica alle 7:30 si riesce comunque ad arrivare a serata inoltrata senza alcun problema. Durante il mio test sono riuscito ad arrivare circa alle 21 e visti i soli 1750 mAh della batteria di questo dispositivo, devo dire che non è affatto male come durata. Per quanto riguarda la fotocamera di questo dispositivo, che abbiamo detto essere una fotocamera da 8 mega con flash LED, devo dire che in base alle condizioni in cui abbiamo scattato le fotografie, la fotocamera ci ha restituito risultati differenti. In condizioni di luce normale, quindi all'aperto, abbiamo potuto notare delle fotografie davvero molto belle, soprattutto quando abbiamo scattato con la modalità HDR, quindi abbiamo messo in risalto i contrasti e i colori delle nostre foto. Nel controluce, come potete vedere nella recensione, non è eccellente, così come nella resa delle fotografie al buio senza il flash. Quando l'obiettivo che fotografiamo è vicino, diciamo, si riesce bene o male ad ottenere un risultato, diciamo, nella norma, mentre se il soggetto è lontano, la foto verrà completamente nera. Mentre per quanto riguarda la fotocamera frontale abbiamo effettuato solamente uno scatto e la qualità, diciamo, i 2 megapixel di questa fotocamera frontale si sentono tutti. La registrazione video, abbiamo detto, che sfrutta la fotocamera da 8 megapixel, registra in risoluzione HD, dunque 1280x720 pixel. Anche questa in condizioni di luce normale registra davvero, davvero molto bene, mentre per quanto riguarda diciamo le registrazioni al buio è davvero, davvero molto deludente come qualità. Per quanto riguarda la navigazione su browser stock disponibile su questo Mediacom PhonePad S500, abbiamo notato diversi impuntamenti, forse dovuti ad un touch non molto preciso che si è, diciamo, impallato in più di una situazione. Non solo sul browser, anche sulla composizione di un semplice SMS. Adesso andiamo a vedere, facciamo uno zoom, aspettiamo che si metta a fuoco. Andiamo a vedere la velocità nella navigazione sul nostro sito. La pagina è ancora in fase di caricamento, ma comunque è possibile. La pagina, una volta caricata completamente, comunque non ha alcun tipo di problema nel pinch to zoom, pinch in, pinch out, senza problemi. Forse un po' lenta a caricare alcuni contenuti, però tutto sommato con un processore MediaTek e soli 1 giga di RAM, di cui oltre 400 utilizzati dal sistema, diciamo non ci si può lamentare. Per quanto riguarda poi l'audio con l'altoparlante di sistema, proviamo ad ascoltare un brano.
Come avete potuto notare, così come la qualità dell'audio in altoparlante durante una chiamata è molto basso, anche per la riproduzione di brani audio, la qualità è sì buona, ma non, il volume non è a livelli eccellenti rispetto ad altri smartphone. In conclusione, se dovessimo consigliarvi questo dispositivo, sicuramente la nostra critica è divisa a metà. Ovviamente l'acquisto di questo dispositivo è consigliato per chi con lo smartphone lavora, dunque predilige un utilizzo che è basato su telefonate, scambio di SMS, di mail, navigazione in internet non troppo eccessiva. Qualora invece necessitassimo di utilizzare lo smartphone come ad esempio per giochi saltuariamente, come ad esempio GT Racing che abbiamo provato nel nostro test, non è lo smartphone più consigliato, visto che con poche decine di euro in più è possibile acquistare online un Nexus 4 che ha una CPU e una GPU decisamente migliore rispetto a questo Mediacom.